distanti ma uniti. Ti invitiamo alla giornata nazionale di preghiera per domenica 26 aprile 2020. Unisciti a noi da casa tua. Consiglio generale delle chiese, Assemblee di Dio in Italia. Rivolgo un caro saluto a quanti sono in ascolto, insieme all'invito di rivolgerci alla parola del Signore per meditare dal Salmo 42. Leggeremo dal verso 1 al verso 5. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Qualcosa ci accomuna in questo periodo al sentimento del salmista ed è l'impossibilità di recarci nella casa del Signore. Per un qualche motivo lo scrittore è stato privato della possibilità di comparire insieme al popolo di Dio nella sua casa per offrire il culto. Egli ricorda con commozione i giorni in cui poteva farlo. E non si tratta semplicemente di nostalgia, è qualcosa di più. Si tratta del bisogno profondo dell'animo, di chi ha gustato le benedizioni che si ricevono alla presenza del Signore e ne sente il bisogno. Vero è che egli non è stato privato della comunione personale, chi potrebbe esserlo? Tuttavia è stato privato della gioia di andare nella casa del Signore, per parafrasare le parole del Salmo 122. Anche la pandemia ha colpito, tra le altre cose, il culto che noi offrivamo insieme a Dio. E in questo periodo ce ne dobbiamo privare per il bene di tutti. Milioni di credenti nel mondo non possono radunarsi per celebrare il Signore come facevano in passato. Certo, coltivano la comunione nelle proprie case o anche attraverso il surrogato che viene offerto dalla tecnologia che ci permette di essere in contatto virtualmente, ma possiamo dire che non è la stessa cosa. Quanto sta accadendo ci induce a una riflessione. La più semplice ci sembra quella che ci viene in cuore ricordando le parole iniziali del Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivono insieme. Ora siamo in grado di apprezzare maggiormente quanto dice il salmista, il suo sentimento, il fatto che ci manca la comunione fraterna. E ci pentiamo di tutte le volte che avremmo potuto essere nella casa del Signore e ci siamo fatti distrarre, frenare da qualcosa che non era così importante. A una riflessione più attenta, però, non possiamo che porci delle domande. Perché, Signore? È semplicemente un caso quanto ci accade, soltanto un effetto collaterale della pandemia, una sua spiacevole conseguenza, oppure tu vuoi dirci qualcosa di più? E se il Signore avesse voluto fermarci per qualche tempo, per darci modo di ripensare al nostro stare insieme, al modo in cui stiamo insieme alla sua presenza. Non si tratta semplicemente di verificare le forme, i contenuti,
quanto soprattutto i sentimenti che ci animano quando siamo alla sua presenza. Adesso che il culto ci manca, siamo disposti ad ammettere che non sempre la condizione del nostro cuore quando siamo comparsi davanti al Signore era quella appropriata. Forse ora ci pesano di più le parole che attraverso i profeti Dio rivolgeva al suo popolo quando affermava che non erano i sacrifici a mancargli, ma era il modo, la condizione del cuore, l'attitudine che avevano coloro che li presentavano. Il verso 5 contiene la riflessione personale dello scrittore, la sua conclusione, quando dice: Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, è il mio Dio. Il salmista ci sta dicendo che ha fiducia in Dio che lo ha salvato, che tornerà a celebrarlo, così come anche noi torneremo a celebrare il Signore insieme. Ma il salmista sembra aggiungere qualcosa in più. Egli sembra dire che quando tornerà alla divina presenza del Signore, sarà in grado di offrirgli un culto più gradito, che ha riflettuto e ha capito, sentendo il bisogno di stare in comunione fraterna alla presenza del Signore, quale deve essere la giusta disposizione del suo cuore. Che Dio ci benedica.